Ebbene, la straordinaria Paola Saulino non ci sta e fa sapere a tutti che ella non è assolutamente una pornostar, quindi un'attrice a luci rosse. Non sono una pornostar, avrebbe detto la bella attrice campana napoletana, e poi avrebbe aggiunto: non ho mai fatto parte di questa industria cinematografica. Infatti, pensate che qualche personaggio che lavora presso qualche piccola, chiamiamola, testata non giornalistica, ma che si occupa di cronaca rosa, avrebbe diffuso la informazione che potrebbe essere considerata come una pornostar, ma lei non ci sta, e avrebbe anche aggiunto le seguenti parole: potrei essere considerata pornostar dai profani perché in qualche modo ho lavorato col corpo e la sessualità. Ma sono altre categorie, per cui fin quando non faccio parte dell'industria sono un artista e non una porno. In un mondo in cui il porno è alla portata di tutti, liberare il mondo dagli stereotipi, dalla sessualità e portare avanti degli ideali che mirano al sesso come libertà espressiva rappresenta una rivoluzione. Bene, complimenti a Paola, io credo che le sue parole siano profetiche, effettivamente ha ragione ormai. Industria del porno, quindi industria pornografica, è satura di persone, anche perché ce ne sono molte, e oggi come oggi parlare di argomenti come il sesso e liberalizzazione sessuale è fondamentale, importante e troppo poco se ne parla. E quindi quando una persona come Paola si mette lì e dibatte, discute e soprattutto è per la libertà di espressione a livello sessuale intimo, ecco che qualcuno probabilmente non riesce a capire in modo completo quel che vuole dire, quel che vuole comunicare Paola, e quindi si, per così dire, permette, tra virgolette, di etichettare una persona come Paola, come donna, quindi attrice a luci rosse, quindi donna attrice appartenente al mondo del porno. Ma così non è. È vero che è diventata famosa grazie alla provocazione di voler creare, di voler mettere in giro il famoso Pompadour, però è anche vero che questa ragazza, questa donna, lavorando con il corpo, con la sessualità, secondo me vuole mandare un messaggio ben preciso ed è che ci deve essere la piena libertà di espressione in ambito sessuale, in ambito intimo. Grazie per l'ascolto, un saluto caro, iscrivetevi, cara Paola, non sei sola, sono contento di vederti su Instagram quando pubblichi una foto. Ti trovo davvero una ragazza, ormai una donna strepitosa, non cambiare mai e soprattutto vai contro lo stereotipo che molti uomini hanno secondo cui una donna che va propinando concetti liberamente sessuali possa essere considerata come una pornostar, perché non lo è. Grazie, complimenti a te, saluti, a presto.